In questo video tratteremo della formula dei quattro elementi chiave, in che modo incide sul gusto del caffè e perché è fondamentale per un caffè di terza generazione a casa tua. Ci sono molti modi per preparare il caffè e l'impiego di una macchina espresso è uno di questi. La prima macchina espresso fu inventata nel 1884 e ulteriormente perfezionata nei primi anni del XX secolo. Essenzialmente la macchina per espresso sfrutta acqua calda pressurizzata che attraversa chicchi di caffè macinati finemente per creare una bevanda liquida. Poiché il processo di preparazione dell'espresso si è evoluto nel tempo, soprattutto enfatizzando la componente rapidità, si è scesi a compromessi sulla qualità. Questo è il vero motivo per cui abbiamo sviluppato i quattro elementi chiave. Come le macchine e i bar professionali, ci fornisce uno standard e garantisce che non scendiamo a compromessi nel servire un caffè di qualità. Cerchiamo di aiutare gli appassionati del caffè a replicare la procedura a casa, in modo che possano godersi il gusto e gli aromi del caffè di terza generazione nel comfort del proprio spazio. Usare chicchi di caffè appena tostati è fondamentale. Non è possibile rinfrescare il caffè stantio. Ecco perché i baristi ricevono di solito un ordine settimanale di chicchi e li macinano al momento per ottenere gli aromi più freschi. Un consiglio: cerca sempre la data di tostatura, non la data di scadenza sulla confezione del caffè. Teoricamente, sia al bar che a casa, si dovrebbe cercare di consumare il caffè dai 5 ai 30 giorni dalla data di tostatura. I chicchi freschi sono ricchi di oli e generalmente producono una crema più densa nell'espresso. Un altro consiglio è comprare meno caffè ma più frequentemente. Diciamo abbastanza per una o due settimane, in modo che il caffè non resti nella credenza per mesi. L'ultimo consiglio per i chicchi riguarda la conservazione. Consigliamo di conservarli in un ambiente fresco, asciutto e buio per evitare che si secchino prematuramente. Come fanno le macchine professionali, seguiamo la formula dei quattro elementi chiave. Tutte le nostre macchine sono state progettate per preparare lo stesso caffè dal gusto ottimo che ti aspetti dal tuo bar di fiducia. Il primo elemento chiave è la dose ideale, cioè compresa tra i 18 e i 22 grammi. Essere in grado di inserire questa quantità di caffè appena macinato nel portafiltro significa che siamo in grado di estrarre un caffè corposo dal sapore intenso e complesso. La nostra serie di macchine Oracle e Dual Boiling utilizza un portafiltro da 58 mm che può contenere dai 18 ai 22 grammi, mentre le nostre macchine della serie Barista e Bambino utilizzano un portafiltro da 54 mm in grado di contenere fino a 19 grammi. Come ho detto, il primo elemento chiave per qualsiasi caffè è mantenere la dose costante. Una volta macinato il caffè fresco nel portafiltro, in questo modo, distribuiscilo in modo uniforme e pressalo con una pressione costante. Così. Ottenere costantemente la dose ideale è il primo passo verso un caffè corposo, dal sapore ricco e complesso. Il secondo elemento chiave della formula è la pressione ottimale. Essa si traduce in un corpo irresistibile ottenuto mediante una pre-infusione a bassa pressione seguita da un'estrazione a 9 bar. Ogni estrazione inizia da una pre-infusione a bassa pressione a 3 bar, simile a quella delle macchine professionali. In tal modo il caffè macinato si impregna e si espande uniformemente per i primi 7 secondi. L'obiettivo è impedire che l'acqua si incanali o perfori il caffè macinato o le sue immediate vicinanze. Nel qual caso l'acqua in eccesso sceglie il percorso di minor resistenza e non utilizza tutto il caffè macinato nel portafiltro. Dopo 7 secondi la preinfusione termina e la macchina sale a 9 bar di pressione, se hai utilizzato la giusta macinatura, dose e una pressatura a pressione costante. La nostra macchina utilizza una pompa italiana da 15 bar per produrre i 9 bar ottimali di pressione necessari per estrarre un espresso ricco, cremoso e color caramello. Il terzo elemento chiave riguarda la temperatura precisa di estrazione per ottenere un gusto perfettamente equilibrato. Per un'estrazione precisa e coerente, la temperatura dell'acqua a cui estrai il caffè dovrebbe essere sempre 93 gradi centigradi o 200 gradi Fahrenheit. Estrarre a una temperatura più alta potrebbe produrre un caffè bruciato, amaro e astringente. Una temperatura più bassa potrebbe generare un gusto aspro e acido. Con il controllo digitale della temperatura PID, le nostre macchine controllano precisamente le temperature per garantire una temperatura di estrazione costante ogni volta che si prepara un caffè.
E ora veniamo all'ultimo degli elementi chiave, una pressione e una temperatura del vapore sufficienti per generare un'autentica schiuma con microbolle di latte. A questo scopo, le nostre macchine dotate di caldaia sono regolate a 130 gradi centigradi o 260 gradi Fahrenheit, coniugando una potente pressione del vapore con una temperatura precisa e consentendoci di introdurre la giusta quantità d'aria per allungare e montare sufficientemente il latte. Quindi non si tratta solo di produrre bolle qua e là, bensì di creare il giusto tipo di bolle, chiamate microbolle, lasciando tempo a sufficienza affinché le proteine del latte siano lavorate. L'obiettivo è creare una consistenza al palato setosa e vellutata. Per saperne di più, dai un'occhiata al nostro tutorial sulla schiuma con microbolle di latte. Il segreto della preparazione di un ottimo caffè a casa sta semplicemente nel seguire gli stessi principi dei professionisti. Dose ideale, pressione ottimale, temperatura precisa e vapore potente. I quattro elementi chiave per gustarsi un caffè di terza generazione a casa.